motociclettando per dimore e castelli di Coreglia. Questo è il nome della manifestazione che ha portato per 2 giorni sul territorio di Coreglia Antelminelli circa 40 tra moto e sidecar d'epoca, risalenti alla prima metà del secolo scorso e ancora perfettamente funzionanti. L'iniziativa era promossa dall'Automotoclub Storico Italiano ed ha portato i bikers a visitare le frazioni ed il capoluogo coreglino. Ma che cosa significa la parola motociclettando? È una parola che sul vocabolario non esisteva, ma vuol dire girare la Toscana nei borghi e nelle località sconosciute alla gran massa del turismo. Ecco perché questa è la 9ª edizione e siamo a Coreglia Antelminelli. Coreglia Antelminelli con il suo comune stupendo, abbiamo girato per 2 giorni le frazioni con queste nostre moto. Motociclettando vuol dire anche motociclette ASI, automoto storiche italiane, federate, e tutte diciamo perfette in ordine di marcia e costruite come e mantenute come sono state costruite. Grande curiosità per moto e sidecar d'epoca che domenica mattina hanno affollato il capoluogo nell'ultima tappa del motoraduno storico. Ma dal loro punto di vista, i bikers, che cosa hanno potuto apprezzare nel corso di questo weekend a Coreglia? L'abbiamo chiesto al sindaco Amadei. Sicuramente hanno potuto apprezzare il nostro territorio, il nostro paesaggio, la nostra storia, la nostra cultura, nonché anche l'enogastronomia che da qualche anno riscopriamo attraverso prodotti tipici locali. In un tour di 2 giorni tra Tereglio, Ghivizzano Castello e stamani mattina qui nel capoluogo Coreglia Antelminelli, uno dei borghi più belli d'Italia.